Ogni infiammazione che abbiamo sulla pelle viene chiamata dermatite. Spesso ne viene attribuita la causa erroneamente o superficialmente a stress. In questo video vediamo quali sono le cause della dermatite e quante tipologie di dermatite ci sono. Per dermatite si intende una patologia che riguarda la pelle. Dal greco. La parola dermatite deriva dal greco dermatidida, con il prefisso dermo che indica pelle e suffisso ite che indica infiammazione. Essa consiste in una infiammazione immunitaria della pelle e si manifesta come un'irritazione. La dermatite può avere cause assai diverse: chimiche provenienti da diluenti o detersivi, fisiche come le ustioni, microbiche come batteriche, virali e prozoica, parassitarie come la rogna, batteri della pelle. Alternativamente, può essere una conseguenza delle malattie della pelle con cause allergiche, iperattività di mast cellule del sistema immunitario, come la dermatite atopica o la neurodermite. La dermatite atopica è un eczema cronico, autoimmunitario come la psoriasi. La psoriasi è una malattia cronica della pelle, solitamente con carattere cronico e recidivante. Spesso gli ormoni dello stress non vanno a stimolare la patologia. In realtà, se la patologia non esiste già di base, lo stress, l'ormone dello stress, non fa niente. Se si tratta di una forma non contagiosa, si parla di eczema. Come facciamo a riconoscerle e a classificarle? Vediamolo insieme. D'ora in poi ci saranno delle immagini che possono toccare la sensibilità di qualcuno. Quindi se qualcuno vuole, può anche stoppare il video qui. Intertrigine. Per intertrigine si intende una dermatite cutanea dovuta alla frizione di due parti del corpo. Eczema è una forma di dermatite infiammatoria pruriginosa non infettiva. In dermatologia si distinguono le seguenti forme. 1. Secondo lo sviluppo. Eczema acuto con arrossamento, edema e flittene. Si presentano con eritemi, vescicole che possono coinfluire a formare bolle, con squame e formazioni di racadi, con fattori che causano la reazione, esogeni con eczemi da contatto, endogeni con eczemi atopici. Dermatite allergica. La dermatite allergica è una forma di dermatite detta anche dermatite da contatto. Dermatite seborroica, detta anche eczema seborroico, che colpisce le ghiandole. Anomalia della cheratizzazione, che va a toccare lo strato corneo. Acrodermatite, che va a causare addirittura nei capelli anche l'alopecia. Dermatite polimorfa solare è una forma di fotodermatite idiopatica. Dermatoliosi è un danno cronico progressivo della cute causato dai raggi ultravioletti. L'esposizione ai raggi ultravioletti causa ustioni, eritemi solari e lesioni bollose. Questo fenomeno è anche detto fotoinvecchiamento. Pioderma gangrenoso è una malattia della pelle che al 50% dei casi viene associato ad artrite reumatoide, epatite e malattie infiammatorie. Data l'importanza di questo argomento, se ricevo dei commenti e delle interazioni da parte vostra, posso affrontare l'argomento anche per ogni singola dermatite.